Oltre mezzo milione di articoli contraffatti sequestrati, 33 persone denunciate e 9 aziende artigiane toscane indagate. La maxi operazione Seat Belts della Guardia di Finanza di Viareggio ha scardinato un'organizzazione criminale del mercato del falso di superlusso. Soprattutto cinture, ma anche portafogli e borse dei marchi più prestigiosi della moda italiana e toscana. Tutto falsificato, dal design alle confezioni, fino ai certificati di garanzia. E tutto di altissimo livello, quasi impossibile da distinguere dagli originali anche per gli esperti. Nel corso delle indagini, partite nel giugno 2017 e finite poche settimane fa, in due blitz distinti sono stati sequestrati, oltre ai prodotti finiti, anche i materiali di pregio utilizzati, fibbie, accessori metallici, 24 rotoli di stoffa per un totale di 1200 metri. Una filiera intera stroncata, composta soprattutto da italiani e in misura minore da cinesi, dai laboratori del cuoio e della pelle di Prato e Firenze fino al litorale della Versilia, dove gli articoli contraffatti venivano venduti a una clientela facoltosa, ma non abbastanza da permettersi gli originali. La Versilia, come ho sempre detto, è una vetrina, un palcoscenico che, ahimè, ben si presta a fenomeni della specie. Si tratta di contraffazione di altissimo livello. Uno smercio che corre per passaparola fra mogli di calciatori e imprenditori in vacanza in Versilia. I produttori, sparsi in laboratori fra la Toscana e l'Emilia, sono in molti casi aziende affidatarie di servizi per conto delle maison di moda, che però spesso producevano articoli per il mercato nero. Adesso dovranno rispondere a vario titolo di falsificazione e associazione a delinquere. Era un fenomeno associativo, cioè quindi con ruoli ben delineati, quindi il tempo è stato necessario anche a capire e circoscrivere i fatti che potessero essere poi contestati ai singoli indagati.